17 marzo 2020. La necessità della purificazione. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 18. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: Restituisci quel che devi. Il suo compagno prostrato a terra lo pregava, dicendo: Abbi pazienza con me, ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. La richiesta di Pietro per noi è comprensibile, tanto che a ben guardarci è quello che facciamo ogni qualvolta ci troviamo a dover misurare la nostra pazienza ai torti che gli altri ci fanno. Proprio perché ci riteniamo ben intenzionati e ci guardiamo bene dal dare fastidio al prossimo, così come una buona educazione ci ha insegnato, esigiamo dagli altri che le relazioni si mantengano su un livello decente tra tutti. Quel garbo educato e civile poi si colora di un pressante dovere morale con l'educazione cristiana, per cui spingiamo il nostro livello di tolleranza al di sopra degli indici comuni di reazione alle provocazioni, tormentandoci invece quando non riusciamo a rispettarli o a mantenere quella pace e quella benevolenza che la fede vorrebbe. Così come Pietro, anche noi ci chiediamo: fino a che punto devo perdonare? Si tratta di esagerazione quella del Signore, cioè una rinuncia al nostro diritto contro l'ingiustizia altrui. Gesù è radicale ed esige il perdono sempre senza misura. Per quale motivo? Devo lasciare a Lui la mia difesa, ma non mi è concesso neppure sperare che il nemico paghi per le sue colpe, mentre invece vengo avvertito che se non cancello anche solo le tracce del mio rancore, della mia pretesa di vendetta e di giustizia, io stesso sarò chiamato a pagare il dovuto. Da una parte Gesù vuole che ognuno di noi faccia i conti con Lui e non con gli altri. Ognuno deve esaminarsi sull'amore verso il prossimo senza fare paragoni. Ma l'amore, la tenerezza di cuore, è messo alla prova dal sentimento opposto. Vorremmo essere buoni, ma la reazione al male ci fa essere quello che non vorremmo. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Questo è il punto. Gesù chiede di esaminare la nostra debolezza nell'amore e nel perdono.
Le provocazioni fanno venire fuori qualcosa che è già dentro di noi e che noi non ammettiamo. L'errore sta nel pensare che il male sia fuori di noi e ci venga addosso, mentre invece il male ci provoca perché è dentro di noi e noi siamo rivestiti di debolezza. La cattiveria è contagiosa perché fa scattare la latenza malvagia che è in noi. La natura che non è stata purificata dallo Spirito di Dio rimane limitata, nonostante l'educazione civile e cristiana. Gesù chiede la disponibilità alla rinuncia alla nostra natura corrotta, dopo averla riconosciuta, per poter mettere il suo Spirito purificatore, il quale ci può dare la pace e la fortezza interiore per sopportare senza essere sconvolti, patire mantenendo l'amore che è stato messo in noi. Lo Spirito è il solo che può conservare l'anima imperturbabile e capace di contrastare le passioni che si agitano in noi. Se non perdoniamo, non avremo lo Spirito, perciò saremo chiamati alla purificazione qui sulla terra o dopo questa vita, per poter essere nella comunione dello Spirito di Dio. Se non accettiamo la correzione e la purificazione, rimarremo allo stato naturale, mentre abbiamo in noi il germe divino per diventare come Dio, cioè Suoi figli. Dio vi benedica.